sentirà un forte vento, ma loro sono ancora qui. Assemblee, discussioni, tutti insieme stanno decidendo cosa fare, se rimanere anche stanotte a dormire all'ombra del grattacielo. Nelle tende, nei sacchi a pelo, lo stile è quello degli indignados spagnoli. È il popolo di Macao, sgomberato dalla Torre Galfa, di proprietà del gruppo Ligresti. Da ieri, da quando la polizia li ha fatti uscire dal gigante disabitato, loro sembrano decisi a non mollare. Artisti, attori, giovani creativi, un collettivo di alcune decine di persone che a poco è diventato una folla. E così ecco ieri sera cos'era via Galbani a Milano. Il sindaco Pisapia ieri è venuto ad offrire una soluzione, perché la cultura e l'arte sono una risorsa per la città, ha detto. La proposta è quella di spostarsi nell'ex Ansaldo, una struttura pubblica dalla quale nessuno può cacciarli. Ma tra di loro c'è chi teme che questa sia la via per creare un ghetto culturale. Alcuni invece lanciano l'idea di un Macao itinerante, mobile, fatto di casette su quattro ruote per potersi spostare. E allora, ancora tutti in piazza in un enorme collettivo per decidere il destino di Macao.